Paolo Bibanca di Cuneo, Cuneo che si appresta a disputare la seconda giornata del campionato di Serie B maschile, affronterà Saronno. Siamo in compagnia di Daniel Coscione, di coach Pezzoli, per avvicinarci a questa gara. Allora iniziamo da Daniel, facendo un passo indietro alla partita che avete vinto la scorsa settimana, l'esordio dal Bissola. Un bel 3-0, direi che è girato tutto nella maniera migliore, quindi un buon viatico per questo inizio di stagione, no? Sì, sicuramente l'esordio è sempre una partita particolare, però siamo contenti del risultato, dei tre punti. Ci sono sicuramente delle cose da migliorare, ma questo si vedrà di farlo, diciamo, durante gli allenamenti, per riuscire a migliorare certi aspetti che magari contro squadre un po' più, diciamo, forti potranno servirci per portare a casa il risultato. Ecco, che partita è stata quella di Albissola, e a livello anche di meccanismi in campo, come procedono le cose? Perché comunque il risultato è stato risolto anche poi alla fine abbastanza netto, quindi direi che per essere inizio può andare bene così, no? Sì, diciamo che siamo stati bravi a partire subito comunque forte sull'acceleratore, siamo riusciti a imporre il nostro gioco, abbiamo comunque, secondo me, dei buoni attaccanti, quindi diciamo se le cose girano ci si può anche divertire. Abbiamo avuto però dei piccoli cali nel primo e nel secondo set, un po' diciamo hanno reso i parziali meno netti, però le impressioni sono sicuramente buone e ora siamo pronti per buttarci sulla seconda partita. Ecco, a proposito della seconda partita, qui vengo al coach, affrontate Saronno, che è sicuramente una squadra importante, il debutto in casa, quindi partita da seguire assolutamente. Che gara si aspetta, che avversaria a Saronno? Sì, soprattutto queste due cose. Debutto in casa, per noi è arrivato il grande momento di entrare nel nostro palazzetto, quindi quello che aspettavamo. La cosa di cui sono sicuro è che la squadra avrà il fuoco dentro dall'inizio alla fine della gara, quindi saremo sostenuti dal pubblico amico, dai nostri tifosi che aspettano con ansia anche loro di vederci all'opera qui in casa, quindi sarà una gran festa, sicuramente sarà quello che ci aspettavamo, e siamo molto contenti di questo. Seconda cosa, andiamo a prendere subito in casa la squadra favorita, andiamo a giocare contro la squadra che lo scorso anno ha fatto la promozione, ha poi rifiutando di giocare in A2, comunque è una squadra ad alto livello, oltretutto rinforzata. Andiamo a sfidare quella che è la squadra del fratello di Daniel, di Mattia. Io li conosco bene entrambi, addirittura posso dire di conoscere quasi meglio Mattia, perché l'ho allenato per più tempo. Daniel lo sto iniziando a conoscere, posso dire che sono due caratteri completamente diversi, so che sicuramente Mattia è molto più estroverso e uno che prende la squadra in mano nel bene e nel male, quindi quando è ispirato è sicuramente uno dei migliori palleggiatori della categoria. Daniel è molto più riflessivo, ha sempre il controllo della squadra e dei compagni, quindi per me questa è la cosa più importante di un palleggiatore. E sicuramente Mattia ha la pressione dalla sua, perché ha una squadra molto forte, oltre alla squadra che lo scorso anno è riuscita a fare la promozione, hanno rinforzato, hanno preso un altro schiacciatore, Giacomo Rigoni, che è arrivato, che è un ex qui di Cuneo, ha preso un altro centrale molto bravo, quindi hanno rinforzato l'organico in maniera importante, quindi sono loro che devono cercare di fare il meglio. Verranno a casa nostra sicuramente armati di tanta voglia di far bene, sapranno che si troveranno una squadra combattiva e vediamo cosa riusciranno a fare, però sicuramente dalla nostra parte abbiamo tutta la tranquillità per poter fare la miglior gara, questo sicuramente. E per quanto riguarda l'ambiente, so che ci darà una spinta in più, perché è quello che noi ci aspettiamo, quindi siamo molto tranquilli, molto
contenti di quello che stiamo facendo fino ad ora. Sappiamo che rispetto a quello che abbiamo fatto da Bissola ci vorrà sicuramente qualcosina in più, anzi molto in più nei momenti delicati. Abbiamo dimostrato già lì di essere squadra, perché quando siamo stati messi un pochettino in difficoltà comunque siamo venuti fuori con le nostre armi, quindi bene, sicuramente sarà da lottare, sarà una partita molto difficile per l'esordio in casa, ma tanto prima o poi devono arrivare tutte, quindi meglio prendere subito. Ecco, allora torno un attimo a Daniel proprio per questo derby in famiglia, e quali sono, diciamo, le tue sensazioni, e penso che avete avuto modo di parlarne ogni settimana su questa partita che arriva, e cosa ci dici a riguardo? Sì, sicuramente sarà una partita un po' strana, perché dall'altra parte della rete ci sarà un fratello più piccolo. Fortunatamente non è la prima volta che giochiamo contro, quindi diciamo ci siamo comunque un po' abituati. Diciamo in settimana ci siamo sentiti, ma non ci siamo detti più di tanto. Ci aspettiamo di più in campo, sì, infatti. Sicuramente loro hanno i favori, loro comunque sono un'ottima squadra. L'anno scorso hanno vinto i playoff, quest'anno sono cambiati, ma comunque non tantissimo. Quindi secondo me è una partita che serve anche a noi per capire, diciamo, di che pasta siamo fatti, se possiamo giocare per determinati obiettivi oppure no. Quindi io, al di là dei punti che poi potranno arrivare, secondo me è più importante capire a che punto siamo noi come livello di gioco. Ultimissima cosa invece per il coach, per quanto riguarda il supporto dei tifosi in questa stagione, perché appunto domenica c'è l'esordio casalingo e sarà importante che questo palazzetto possa diventare un fattore, e posso anche dire che rispetto all'anno scorso forse ci si aspetta anche una presenza ancora maggiore, no, dei tifosi, anche visti gli sforzi che comunque la società ha fatto per costruire la squadra. Sì, ma questo è sicuro, lo sapevamo dall'inizio, da quel punto di vista lì andiamo veramente sul sicuro, perché sappiamo perfettamente che saranno presenti, ma soprattutto partecipi. Già da Bissola c'è stato un gruppo nutrito di sostenitori, di tifosi che sono venuti a sostenerci per tutta la gara, quindi questo lo sappiamo, e per noi è un valore aggiunto assolutamente. Poi sarà anche interessante, perché dall'altra parte i tifosi di Saronno avranno anche loro un gruppo di loro tifosi organizzati che arrivano, quindi secondo me sarà una bella festa, e sono sicuro che l'incitamento ai ragazzi sarà importante, e importantissimo, sarà il valore aggiunto che dovremmo avere quest'anno, quindi ce lo aspettiamo sicuro, sappiamo che quello che ci aspettiamo noi da loro è quello che noi dobbiamo dare al pubblico, quindi è una cosa reciproca, e sicuramente ci daremo una mano per tutta la stagione. Dobbiamo partire forte, lo sappiamo, ma questo è il bello, e non ci tireremo indietro sicuro.